Proseguono i lavori delle opere di urbanizzazione dei lotti in via di Rindella Gimarra di Fano. La ditta incaricata dal comune sta proseguendo l'avanzamento di asfaltatura delle strade, il cui progetto prevede anche la realizzazione di alcuni parcheggi. I lavori ripresi da novembre 2018 termineranno nella via interessata, da come dicono gli amministratori, tra circa una settimana. Si è ridato la giusta risposta ad una situazione che si era fermata molti anni addietro. Noi abbiamo fatto delle scelte, qualcuno le aveva anche criticate, ma il tempo è galantuomo e dimostra che quando si fanno le scelte con senso di responsabilità e con lungimiranza, poi i risultati arrivano. E la risposta è questa: oggi abbiamo finito tutte queste opere di urbanizzazione in questo quartiere, che vedeva già siti abitativi già abitati con grosse difficoltà. Quindi è un'ulteriore dimostrazione che quando ci impegniamo a fare delle cose diamo delle risposte concrete. Nello specifico, i lavori di urbanizzazione del tratto che collega con Via del Carmine è stato suddiviso in tre settori specifici. Riguardano tutte le opere di urbanizzazione, quindi strade, parcheggi, marciapiedi, pubblica illuminazione, raccolta dell'acqua piovane, fogne, e quindi rendono di fatto praticabile questa zona di quartiere che era nei fatti abbandonata ed era impossibile viverci. Questa è la prima fase, dove l'impresa Satise e Lucarelli stanno completando quest'oggi, hanno iniziato a fare gli asfalti, ci sarà il tappetino di usura e quindi sarà presto anche funzionante la pubblica illuminazione. Questa è la prima fase che riguarda l'area delle villette. Poi c'è un'altra fase che riguarda invece l'area delle palazzine che erano state lasciate dalla ditta fallendo, che era fallita praticamente al grezzo, che in questi giorni ugualmente stanno andando avanti, saranno finiti tra 2 o 3 mesi, e che appunto riguarda tutte le opere di urbanizzazione, parcheggi, strade, marciapiedi, illuminazione pubblica, e che sono relativi al recupero anche di quei palazzi lasciati al grezzo incompiuti, che il fondo Cives, con la quale l'amministrazione ha messo in piedi questa operazione, sta completando appunto in maniera tale che possano essere disponibili per abitazioni di housing sociale.